oggi ho preparato per voi una deliziosa pasta e ceci. È una ricetta cremosissima che potete realizzare facilmente con il nostro robot da cucina senza sporcare nessun tipo di pentola e in maniera piuttosto rapida e facile. E seguite il procedimento, gli ingredienti e la ricetta nel video che segue. Per preparare la nostra pasta e ceci usiamo 280 g di ceci, a cui io ho tolto la buccia per avere un risultato più liscio. Ho usato i ceci in scatola. Se volete usare ceci secchi, dovete prevedere l'ammollo e aumentare leggermente i tempi di cottura. Quindi abbiamo detto 280 g di ceci in scatola, 200 g di pasta, in questo caso io ho usato i cannolicchi, poi 400 g di acqua salata, dell'aglio, una patata medio grande tagliata in tocchetti, un bicchiere e mezzo di acqua, del rosmarino e dell'olio extravergine di oliva. La prima cosa che facciamo è andare a rosolare l'aglio e l'olio, quindi mettiamo nel boccale l'olio, io abbondo un pochino, l'aglio tagliato in pezzettini e un po' di rosmarino. Dopodiché andiamo ad impostare la funzione automatica rosolare, abbassiamo il tempo a 3 minuti e mezzo e diamo il via. Il robot ha finito di rosolare, adesso andiamo a mettere ceci e patate e facciamo rosolare anche questo. Stavolta per 4 minuti, sempre a 180 gradi, velocità 1 preimpostati. La rosolatura di ceci e patate terminata, adesso mettiamo il bicchiere e mezzo di acqua. E andiamo ad impostare. Questa volta torniamo alle funzioni manuali, 15 minuti, velocità 1, 100 gradi. Andiamo via. La cottura è terminata, vi faccio vedere. Ecco qui, adesso io vado a frullare tutto questo, impostando per 15 secondi la velocità 6. Mi dice ovviamente che il contenuto è molto caldo, ma comunque dico continua, cerco di stare attenta. Tiro giù con la spatola quello che è andato sulle pareti del boccale e verso l'acqua. Adesso vado ad impostare 10 minuti. Velocità 100 gradi. Quando sono finiti questi 10 minuti andrò a mettere la pasta. I 10 minuti sono trascorsi, mettiamo nel boccale la pasta e in base a quelle che sono poi i tempi di cottura della pasta che andrete a scegliere, impostate tempo. La mia pasta ha un tempo di cottura di 10 minuti. Mettiamo velocità 1, 100 gradi, la funzione reversa. E do il via.
Adesso la nostra pasta e ceci è pronta. Vado ad impiattarla, vi faccio vedere il risultato finale. È pronta la pasta e ceci, io l'ho condita con pochissimo olio e peperoncino e un po' di pepe. Ecco pronta la nostra pasta e ceci, guardate, è cremosissima. Io l'ho condita con pochissimo olio e peperoncino e una spolverata di pepe. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta potete mettere un like a questo video e continuare a seguirmi sul canale YouTube In Cucina con Messier per tutte le mie ricette e se volete potete iscrivervi anche al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia per confrontarvi con altri utenti. In più potete seguirmi sempre sul sito www.messierricette.it e buona pasta e ceci per tutti!